Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti che gradualmente raggiungeremo. Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come films, telefilm, spettacoli musicali. Pur rispettando gli appuntamenti previsti da Radio Corriere, da oggi saranno trasmessi a colori anche programmi di questo tipo. Stasera, ad esempio, sulla Rete 1, il telefilm Il Club dei Suicidi e lo spettacolo musicale Abba Show saranno colorati. Ricordo poi lo sport con Cesare Cadeo, subito dopo il Varietà Risatissima, in Super Record. E poi auguri a Pietro che domani festeggerà il suo onomastico. Sono sicura che sono numerosissimi gli amici con questo nome, per cui doppiamente tanti auguri e a tutti buonanotte. Non tirava un alito di vento. Il lago giaceva liscio e piano. E sarebbe parso immobile se non fosse stato il tremolare e l'ondeggiar leggero della luna che vi si specchiava da mezzo il cielo. Quindi noi speriamo che questo signor Di Stasi di Venezia giunga alla risposta finale, quella da 5 milioni e 120 mila lire, in quanto si tratterà di una bella cifra per qualche bambino povero in modo che possa passare bene il Natale. Allora siamo pronti, signor Di Stasi? Qui c'è una riga gialla, lei non la deve superare, altrimenti i nostri ascoltatori non la sentono, si mette da questa parte ed io sono pronto per la prima domanda. Per ogni domanda lei ha esattamente 30 secondi, non risponda prima che l'orologio parta, va bene? Allora, per la prima domanda da 2.500 lire le chiediamo quanto segue. Qual è il giocatore italiano che ha vestito il maggior numero di volte la maglia azzurra della nazionale e quante volte? Caligaris. Umberto Caligaris. 59 volte. 59 volte, bravissimo anche. Ripresentiamo nuovamente i quattro azzurri che hanno conquistato la medaglia di bronzo. Simoncini, Marcelli, Vianello e Branucci. Buonasera, siamo alla terza conferenza stampa dei segretari di partito. È il turno dell'onorevole Enrico Berlinguer, segretario generale del Partito Comunista Italiano. È il segretario di nomina più recente, infatti è stato eletto all'ultimo congresso del suo partito a Milano in marzo. L'onorevole Berlinguer è accompagnato dal dottor Antonio Tatò, capo ufficio stampa del Partito Comunista. I giornalisti, come sempre, rappresentano giornali di partito e giornali di opinione. Prima... Una buona lezione. Grazie. Bene, adesso che abbiamo ascoltato le graziose storie di Carlo Campanini, riprendiamo la nostra lezione. Abbiamo imparato il suono c'è, come si scrive, ed ora passiamo al nostro esercizio di lettura. Ma questa volta non sarò io a leggere, ma saranno proprio i nostri allievi. Sarete voi, qualcuno di voi che verrà adesso qui con me al libro a leggere. Vuole venire la nonnina? La fa già leggere. Ha 82 anni, signor Campanini. Ha imparato adesso, vero? A novembre ha cominciato i nostri corsi e ora ha imparato a leggere. Vuole leggere? E gli occhiali? Ecco, si mette a scendere. Così? Ecco. Così tutti la possono vedere. Come legge? Vuole leggere? Ecco. Cosa c'è scritto qui? C'è. C'è. Bene. Allora? N. No, lo legga tutto di seguito, non staccato, Nella. Nella, brava. Botte. Botte. No, guardi, c'è.
e buono vino. In Vilna notte c'è una brava nomina. Un lumino. Ma è veramente brava nomina. Grazie tanto. Sì, facciamo venire un altro a leggere. Nella velocità dilettanti, favoriti l'australiano Mockridge e l'italiano Sacchi. Il fiorentino si mostra consapevole della propria superiorità e nella prova decisiva confermerà il suo eccezionale scatto. Prevenendo l'attacco dell'italiano Morettini, terzo finalista, Mockridge parte all'ultima curva, ma Sacchi piazza il suo spunto irresistibile vincendo in bellezza. Calimero, il pulcino nero. Sono proprio contenta. 1, 2, 3, 4, 4. E il quinto dove sei? Ma parmistovo, esempio imbrio di covatura, ciò. Ehi, dove andai così de corsa? Spetene! Oh, mamma mia, che buio. Mamma, dove sei? Mammina! Ma che roba! Mamma! Mammina! Ciao! Sei tu la mia mammina? Come? Oh, cara la mia mamma! Cara! Ma piccolo, io non sono la tua mamma! Difficile farsi una mamma per noi piccoli. Tu sei la mia mamma? No, guarda che ti sbagli, sa. Mi nogò pulcini neri. Ma se io fossi bianco mi vorresti? Certamente, piccolo. Cosa c'è? Non trovo la mia mamma perché sono nero. Sei nero, sei solo sporco. Là. Lava come lava. Sì, lava bene, lava bianco, lava a fondo e pulito. Ma soprattutto è bucato garanzia. Perché Ava protegge il tessuto e ne garantisce la conservazione. Bucato garanzia. Fate voi stesse la prova oggettiva, il controluce. Lavato con Ava il tessuto resta integro, intatto, come nuovo. Ava anche per lavatrice. E attenzione, contengono le figurine del concorso Mira Lanza.